La patrona per eccellenza, venerata dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa, Santa Barbara. Il culto la vuole protettrice contro i fulmini e le morti improvvise e violente. Non sarà un caso che la celebrino gli uomini e le donne della Marina Militare, così come quelli del Corpo dei Vigili del Fuoco. A Barletta è una tradizione sentita il giorno del 4 dicembre. Le manifestazioni sono due, una nella Basilica del Santo Sepolcro, alla presenza delle associazioni dei marinai d'Italia, l'altra nella sede del distaccamento dei pompieri, l'occasione per la consegna delle benemerenze a chi si è distinto nelle operazioni di soccorso. La leggenda e la vita mistica della santa, rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio, spiegano le ragioni per cui subito dopo l'invenzione della polvere da sparo, ciascun magazzino di munizioni, in particolare sulle navi da guerra, per devozione alla Vergine di Nicomedia, da sempre ha attaccato sulle pareti un'immagine della donna perché siano preservati dal fuoco e dai fulmini celesti i depositi delle polveri che si chiamano appunto Sante Barbere. È il momento per riunirsi in un raccoglimento di preghiera che dedichiamo con forza a tutti i colleghi che hanno perso la vita durante il loro servizio, nell'adempimento del loro dovere. Noi le nostre beneficenze le vediamo negli occhi della persona che portiamo in soccorso.